L'avvio fulminante della squadra, con 4 successi in altrettante gare di campionato, non figurava neanche tra i desideri più reconditi della dirigenza rossoblù, ma il primato solitario della Virtus Cupello è una solida realtà legittimata dal recente successo corsaro del turno infrasettimanale sul terreno della corazzata L'Aquila. La truppa di mister Carlucci gongola per il momento magico, ma cerca di rimanere con i piedi per terra per evitare spiacevoli e dolorosi voli pindarici. I virtusini trovano un'altra aquilana sul proprio cammino, anche se meno baricentrica rispetto alla squadra del capoluogo di regione. A Cupello arriva infatti il capistrello rigenerato dalla rotonda affermazione casalinga sul Penne, ma ancora lontano dai piani alti. La capolista, che non t'aspetti, vuole dimostrare che non si tratta di un fuoco fatuo, ma di una concreta realtà che si manifesta anche in questa occasione in maniera deflagrante. In avvio il puntuale stacco in area di Marinelli viene fermato dal palo, sull'altro versante di Vincenzo abbranca in scioltezza il piazzato del Granata Fantauzzi. Ma l'offensiva rovetana si dimostra un episodio abbastanza isolato e quando i rossoblù cominciano ad ingranare la marcia veloce non ce n'è per nessuno. Al 19° i padroni di casa passano a condurre con Margagliotti, che raccoglie il lungo rilancio dalle retrovie di Tafili. L'arbitro segnala il vantaggio sulla caduta di Marinelli e la sfera arriva al numero 11 in casacca bianca, che fredda il malcapitato di Girolamo. Il capistrello non riesce a scuotersi dal torpore e poco dopo arriva a rimorchio anche il bis della truppa di Carlucci, che gonfia il vantaggio con Matteo Conti, il quale deve condividere la marcatura con Marinelli, abile ad addomesticare la sfera in area e a servire il meglio piazzato compagno di squadra. Deramo prova a risollevare le sorti per i suoi, ma la conclusione del numero 4 Granata sorvola i legni del seminoperoso di Vincenzo. Dall'altra parte il suo omologo di Girolamo non vive esattamente una trasferta di assoluto riposo, ma anzi è costretto a assorbirsi le pericolose scorribande della truppa cupellese, insidiosa con l'intraprendente Conti e col piazzato di Margagliotti da posizione defilata. Tenete bene a mente questa modalità di battuta, perché il numero 11 cupellese sarà protagonista nella seconda frazione di gioco, che si apre con il tentativo di Marinelli, facile preda dell'estremo Granata. Ma per Di Girolamo il proseguo della gara non sarà altrettanto innocuo, anche se gli ospiti ravvivano improvvisamente la fiammella della speranza con la rete di Mancini, che sorprende la retroguardia virtusina e rimette tutto in discussione, questo almeno in linea puramente teorica, visto che al 20° ci pensa Margagliotti a ristabilire il doppio vantaggio per i suoi. Ed ecco la modalità di cui parlavamo sopra, ossia il piazzato da posizione apparentemente impossibile, che va invece a sorprendere l'estremo ospite per il tris della tranquillità, messo poco più tardi in cassaforte. Prima va registrato il tentativo di Cardinale, che cerca di partecipare al festival del gol, ma a riuscire nell'intento è il suo compagno di squadra Conti, mattatore indiscusso della gara e autore del bis personale al culmine di una pregevole azione corale dei suoi. La capolista se ne va, si canta in tribuna, e non può che essere così, con 5 successi in altrettante gare. Meglio di così non si può.